Samina parla di il fenomeno delle bachaposh ed è un fenomeno culturale tipico dell'Afghanistan e delle alcune zone del Pakistan e consiste nel trasformare la bambina, figlia femmina più piccola, in un bambino, quindi in un ragazzo, cambiargli nome e farlo vivere come un maschio. Questo perché in quei paesi non avere figli maschi è uno stigma sociale. E quindi per evitare questa vergogna, se una famiglia ha più figlie femmine, alla più piccola tocca questa sorte, che dura ovviamente fino all'età della pubertà, perché quando arrivano le mestruazioni e insomma si diventa donne, questi privilegi della vita da maschio finiscono. Quindi spesso queste ragazzine tornano in maniera brusca a vestire i panni di una femmina e perdono tutti i diritti, scuola, sport, uscire da sole, eccetera, eccetera. Come mai hai voluto raccontare proprio questa storia? Allora, io mi sono imbattuta per caso in un libro molto bello che si chiama Le ragazze segrete di Kabul, ed è un libro inchiesta di una premio Pulitzer parlava, appunto, descriveva questo fenomeno dopo 2 anni passati in Afghanistan a raccogliere queste storie, e mi ha colpito. Io credo sempre che in questo mestiere, almeno per quanto mi riguarda, siano molto importanti le sensazioni che si provano quando si entra in contatto con una storia. Questa storia mi ha colpita da subito e ho deciso di raccontarla perché mi sono resa conto che almeno in Occidente non è molto conosciuta. E quindi credo che, come ho detto anche prima, io vedo il mondo così. Io credo che se una persona nasce in una condizione privilegiata, qual è la nostra? Noi siamo donne occidentali e siamo privilegiate, nonostante tutte le nostre diatribe su avvocato, avvocatessa, dottore, dottoressa, ci sono tantissimi problemi molto più seri, a mio avviso, che una donna occidentale dovrebbe affrontare. Uno di questi, per esempio, è dare voce a chi non ha nemmeno il diritto di uscire da sola di casa. E questo è quello che ho voluto fare io nel mio piccolo. Il filo dell'ombra è un racconto intimo che tratta la disabilità visiva in forma sperimentale, quindi ho scoperto grazie a una persona ipovedente che le mie paure in realtà non le ho mai abbandonate sostanzialmente. Cos'è che ti ha spinto a voler trattare questo tema e a voler raccontare proprio questa storia? Mi ha spinto l'idea di innanzitutto di creare una nuova troupe, quindi camminare nel cinema sostanzialmente, avere nuove persone e poi, ripeto, raccontare l'ombra. Cioè, cosa si nasconde poi sostanzialmente dietro l'ombra. È abbastanza difficile spiegare questo cortometraggio, un modo per farci riflettere sul tempo che abbiamo a disposizione, nel senso sui rapporti con le persone, e quindi di parlarci, di chiarirci e di metterci allo stesso livello umano prima che possa arrivare la fine. Quando muore qualcuno, no? È capitato un po' a tutti, ci ritorna in mente quello là che abbiamo avuto a che fare con questa persona, nel bene o nel male. E a volte ci accorgiamo, probabilmente con immenso dolore, che ci sono rimasti degli affari in sospesi, affari intesi anche da un punto di vista proprio morale. È meglio pensarci prima, poterci... Nino D'Angelo, che è un mio amico e che mi ha aiutato con la colonna sonora dello scorso film, quando iniziò a fare la colletta del suo primo album, da povero, disse alla sua famiglia: facciamo la colletta, datemi i soldi adesso, perché almeno vi devo ringraziare, vi posso ringraziare, perché poi se mai fosse morto dovevano comunque tirare fuori i soldi per pagargli il funerale. Allora dice: datemeli adesso e vi ringrazio. Che cos'è per te Vicoli Corti? Allora, Vicoli Corti per me è un luogo che conosco molto bene e ci sono venuta anche, insomma, io vengo come spettatrice, ma ci sono anche venuta con altri miei lavori da attrice, e quindi conosco Vincenzo da tanto tempo e sono sempre più stupita del lavoro che ogni anno riesce a fare, dei miglioramenti che ci sono all'interno di questa manifestazione, perché è difficile in un territorio come il nostro fare cultura.
perché non siamo supportati moltissimo, ultimamente direi quasi nulla, e quindi fanno un lavoro straordinario vedere tutta questa gente che viene con voglia per guardare dei lavori come questi. È veramente il risultato di un grande lavoro che si vede, e per me è un luogo del cuore. Vicoli Corti è una periferia d'amore verso il cinema. Io posso soltanto dire che Vicoli Corti è una realtà che conosco fin dall'inizio, conosco Vincenzo, è una realtà magnifica. Io volevo dire prima che non auguro né successo né fortuna, perché già siete bravi a costruirveli. Io vi auguro considerazione da parte delle istituzioni, che devono necessariamente esaltare questo festival in ogni istante, senza mettervi mai in difficoltà, perché oggi come mai è importante Vicoli Corti, è importante parlare di cultura, di società, perché più il popolo ha cultura e scambio sociale, e meno è l'astensionismo alle elezioni. Quindi Vicoli Corti è importante, non mi fa dire aggettivi, ho già detto tutto.